Ma il cuore si riposa ogni tanto? Durante il sonno profondo, il corpo entra in uno stato di riposo profondo e rilassamento. Questa fase è cruciale per la salute cardiovascolare perché durante questo periodo il cuore rallenta il battito e la pressione sanguigna diminuisce e si riduce lo stress sul sistema cardiovascolare. Inoltre, durante il sonno profondo, il corpo rilascia ormoni importanti come l'ormone della crescita che stimola la riparazione dei tessuti, compresi quelli del cuore. Questo processo è essenziale per ripristinare e rinnovare le cellule del muscolo cardiaco, contribuendo così a mantenere la salute e la funzionalità del cuore nel lungo periodo. Uno studio del 2019 pubblicato sulla rivista Experimental Physiology ha evidenziato che la privazione cronica del sonno può aumentare il rischio di malattie cardiache, poiché influisce negativamente sulla funzione cardiovascolare. Inoltre, la mancanza di sonno o un sonno insufficiente genera uno stato pro-infiammatorio, cioè tendente all'infiammazione generale sistemica, compresa quella parte incredibilmente utile che è la parete interna delle arterie, che si chiama endotelio. Pertanto un sonno di qualità è davvero fondamentale non solo per il benessere generale, ma anche per la salute del cuore e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Un adeguato tempo di sonno varia leggermente da persona a persona, ma in generale, anche se ovviamente non tutti possono, gli adulti dovrebbero dormire o quantomeno ambire a dormire almeno da 7 a 9 ore alla notte per mantenere una buona salute. Questo permette al corpo di attraversare tutti i cicli del sonno necessari, compreso il sonno profondo, che è particolarmente importante appunto per la riparazione ed il recupero del cuore, oltre ovviamente al corpo in generale. Quindi dormire bene è importante per il sistema cardiovascolare, ma per tutto l'organismo. Dormire regolarmente almeno dalle 7 alle 9 ore, anche se so che per molti è davvero impossibile, ma questo dovrebbe essere un aspetto, o quantomeno un obiettivo, che tutti ci dovremmo proporre di raggiungere.